Ciao stelline e stellini, sono Ivana, benvenuti in un nuovo video sui segni zodiacali. Cosa facciamo qui? L'oroscopo settimanale. Ebbene sì, stelline e stellini, siete pronti a scoprire cosa diranno le carte questa settimana per voi, per te che mi stai guardando. Ma prima di tutto, cosa dobbiamo fare? Semplice, metti il follow e attiva la campanellina così sarai avvisato o avvisata quando esce un altro video qui sul mio canale YouTube, dato che mi avete chiesto in tanti che colore fai ai capelli, come fai ad avere i capelli così rossi tipo la Sirenetta, anche se oggi mi sono vestita da un altro personaggio Disney molto famoso. Vediamo se indovinate chi è, scrivetelo nei commenti, anche perché così saprò che stai guardando la mia intro, i miei benvenuti per te che sei qui e i miei ringraziamenti. Però un'altra cosa ti devo dire, attenzione, lo sai che io pubblico anche su altri profili social sempre contenuti di astrologia, magia, legge dell'attrazione, tutto ciò che c'è da sapere per realizzare i propri sogni. Ma dove li pubblico? Semplice, sul mio Instagram e TikTok. Vai, corri, seguimi, perché una parte dell'oroscopo sarà qui, una parte sarà sul mio Instagram. Quindi, cosa aspetti? Inoltre, vuoi sapere cosa faccio durante il giorno? Vieni sul mio TikTok. Insomma, tutto ciò che c'è da sapere e che io posso dare a te per aiutarti a realizzare i tuoi sogni è su tutti i miei canali social. Quindi, non te ne perdere uno, seguimi. Ma, bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo quindi. Sigla! Oroscopo per la settimana per il segno dell'Ariete, il lavoro. Consigli di vita lo trovi sul mio Instagram. Qui parliamo di amore per i single e per le coppie. Vediamo un po' cosa ti aspetta questa settimana. Stellini dell'Ariete. Per i single, sentite come se avete perso una parte di voi. Questa evoluzione che state attraversando, queste nuove basi che state mettendo per poter poi arrivare a realizzare la vita dei vostri sogni a livello amoroso, vi porta a lasciare andare una parte di voi. Inizialmente può farvi soffrire, ma in realtà è qualcosa di necessario che vi aiuterà ad andare avanti. Questa settimana sarà la settimana della consapevolezza, perché vi renderete conto che siete delle persone nuove e che quindi potete dare altro a chi si avvicinerà a voi, qualcosa di evoluto che fa parte sempre di voi. Quindi momento di introspezione, non vedo per il momento incontri. Per le coppie, invece, finalmente questa settimana abbiamo una svolta da parte del tuo partner che ti farà pensare, cioè ti farà finalmente togliere ogni dubbio. Tutto quello che pensavi riguardo il tuo partner verrà chiarito. Quindi ci sarà finalmente verso fine settimana un rinnovamento della vostra relazione. Quindi riuscirete a togliere quei dissidi che ci sono stati fino a settimana scorsa per arrivare a un nuovo inizio insieme, senza più troubles, quindi problemi di nessun genere. Bella questa settimana per voi. Oroscopo della settimana per il segno del Toro. Lavoro e consigli di vita sul mio Instagram. Qui trovi amore per i single, amore per le coppie. Vediamo cosa dice per te l'oroscopo di questa settimana. Lo so che vuoi sapere dell'amore. Allora, per quanto riguarda i single, questa settimana vi sentirete un po' bloccati. Bloccati in tutto quello che è il vostro mondo passionale. Cioè, non trovate intorno a voi a inizio settimana qualcuno che vi stimoli, che vi faccia venire voglia di conoscerlo o conoscerla. Però nel weekend ci sarà un new entry. Conoscerete qualcuno di nuovo che farà rinascere quella passione. Quindi inizio settimana consapevolezza della mancanza. Fine settimana nuovo incontro e arrivo. Per le coppie, invece, è un momento. Tu che sei in coppia, stellin del Toro, hai paura che ci sia qualcun altro per quanto riguarda il tuo partner. Temi se ci sia una tentazione dall'esterno. In realtà non è così. Semplicemente il tuo partner ti chiede di cambiare, ma non di cambiare nel senso che devi togliere quello che sei, bensì di migliorarti. Cioè, magari se sei una persona esempio che si lamenta sempre, ti dirà: non ti lamentare di continuo, piuttosto dimmi cosa c'è che non va e troviamo insieme una soluzione. Quindi non ti sta dicendo di cambiare, nel senso, vuoi lamentarti, lamentati, ma troviamo insieme una soluzione. Quindi il tuo partner ti chiederà verso fine settimana di migliorare te stesso.
e ti toglierà tutti i dubbi riguardo la presenza di una terza persona nella vostra relazione, perché non c'è, state tranquilli. Oroscopo della settimana per il segno dei gemelli, lavoro e consigli di vita li trovi sul mio Instagram, qui parliamo di amore per i single, amore per le coppie. Vediamo cosa ti aspetta questa settimana. Per i single, hai difficoltà a lasciare andare. A lasciare andare un qualcuno del tuo passato che ti ha dato tanta stabilità, c'è stato nel momento giusto, ti ha dato anche tanto amore e tu provi tante forti emozioni per questa persona. Il problema è che lo devi lasciare andare perché siamo in un momento di rinnovamento. Questo è il periodo dei gemelli, cioè l'estate è vostra amica. Quindi per andare avanti, per permettere che arrivi qualcosa di nuovo, devi lasciare andare il passato. Questa settimana sentirai ancora di più la difficoltà nel lasciarlo andare. Perché? Perché l'universo ti sta mettendo alle strette, ti sta dicendo, allora capisci a me, o lasci andare questa persona e quindi facciamo arrivare qualcuno di nuovo, oppure tu rimarrai sempre qui bloccata e bloccata e io non ti potrò dare quello di cui hai bisogno e che mi stai chiedendo. Ricordati che se manifesti qualcosa di nuovo, devi poi prepararti all'universo che ti porterà tutto ciò che non devi più fare, per vedere se sei pronto ad avere quel qualcosa di nuovo. Quindi io ti chiedo, tu gemelli, sei pronto ad avere questo che deve arrivare? Se non lo sei, lascia andare il tuo ex o la tua ex, scrivi una lettera a questa persona e a fine lettera scrivi tutto quello che pensi, che provi, che hai provato, che senti. Devi disfartene, io di solito le brucio in bagno in tutta tranquillità e sicurezza, in modo tale che poi posso lasciare andare e ringrazio, grazie, 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 perché devi accogliere la novità, ok? C'è, ma se non lasci andare non arriva. Per le coppie, questa settimana, voi, allora, questa settimana vi renderete conto che dal vostro partner manca quella passione che c'è sempre stata e vi sentite quasi vuoti di amore, nel senso, perché non mi calcola più come prima, perché c'è qualcosa che non va bene. Quello che ti consiglio questa settimana è avviare il confronto, perché questa passione e questo amore ci sono, sono semplicemente bloccati da un qualcosa che non avete ancora chiarito. Quindi momento di confronto, di reunion tra te e il tuo partner, perché dovete mettere in chiaro i dubbi che hai, ok? Oroscopo della settimana per il segno del cancro, lavoro e consigli di vita li trovi sul mio Instagram, qui parliamo di amore per i singoli, amore per le coppie. Vediamo cosa dice l'oroscopo per te. Allora, per i single, avete passato settimana precedente un momento veramente difficile che vi ha portato a dubitare dell'amore, ti ha portato a dubitare dell'amore. Guardi sempre il passato, guardi quella relazione che è finita da poco con malinconia e non riesci a lasciarla andare. Il problema è che in questa settimana sentirai ancora più forte la mancanza di questa persona e ancora di più la voglia di tornare indietro, ma sta fermo, sta ferma, perché se è andato via quella persona vuol dire che non ha più bisogno di te, cioè nel senso, non è per te. Non fa per te, perché tornare e riprovarci a vedere se qualcosa può cambiare? Non va. Se ti vuole, c'è. Se non c'è, non ti vuole. È semplice, scrivitelo su un post-it, attaccalo davanti allo specchio nel bagno, così ogni mattina te lo rivedi, ogni sera prima di andare a dormire te lo rivedi. Perché tu hai bisogno d'amore. Ma non, allora, il problema del cancro è che vive di emozioni, ok? Quindi anche la sofferenza, tra virgolette, è un'emozione, ok? Che ti fa sentire vivo o viva, ma non è un'emozione salutare e positiva per te. Quindi lascia andare questo passato. Questa settimana sentirai ancora di più la voglia di rivederlo, rivederla, risentirlo, comunque avere un contatto, non lo fare. Fermati, perché hai bisogno di andare avanti, ok? Per le coppie invece, la relazione con il tuo partner ti manda un attimo in crisi, c'è una forte sofferenza e hai paura di dover dar termine a questa relazione, hai paura che non sia più la persona giusta per te, perché ultimamente ti sta portando a essere malinconica e sofferente. Però tu lo ami o la ami e quindi non vuoi lasciarlo andare, non vuoi che si trasformi in amicizia. In questa settimana lo sentirai ancora di più. Cosa devi fare? Pensa,
Metti su un foglio i pro e i contro di questa relazione, quindi scrivi tutto quello che fa per te, ok, e che ti piace di questa persona e tutto quello che non fa. Poi ci pensiamo a fine settimana, ok? Però hai bisogno di fare uno schema, perché stai in confusione da sola, senza avere un foglio, una penna, qualcosa di scritto, non riesci a gestire la situazione. Quindi scrivi i pro e i contro di questa relazione e alla fine vedi dove ci sono più scritte. Se ci sono nei pro, quindi è la relazione giusta, semplicemente avete bisogno di riavvicinarvi e quindi di fare un confronto diretto con la tua persona. Il falò, tipo Temptation Island. Oroscopo della settimana per il segno del leone. Lavoro e consigli di vita li trovi sul mio Instagram. Qui parliamo di amore, amore per i singoli, amore per le coppie. Vediamo cosa dice l'oroscopo per te, anzi le carte. In questo momento per i single vi sentite in stand by questa settimana, state aspettando quel qualcosa che vi dia una svolta, volete una flirt, volete una nuova relazione, volete qualcuno che vi dia passione e vi stravolga la vita, e questo qualcuno stenta ad arrivare. Qui in questa settimana sentirete ancora di più questa mancanza, questo lack di emozioni. Quindi che cosa fare? Semplicemente calmare i pensieri. Vivi la vita così come viene, divertiti, esci con gli amici, ma farlo per te stesso o te stessa. Lo so che per il leone è difficile non flirtare, ma in questo momento fallo per te stessa. E sarà così che poi arriverà improvvisamente qualcuno che non ti aspettavi. Coppie, in questo periodo stai passando un periodo difficile col tuo partner, è una settimana di confronto, ma sappi che questi confronti saranno evolutivi per voi due, quindi vi permetteranno di conoscervi meglio e di capire cosa migliorare per poter far andare avanti la relazione, anche se da tempo che stai pensando se effettivamente ne vale la pena continuare, dato che vedo un po' di sofferenza nella relazione con il tuo partner, è quasi la voglia di prendere la scelta definitiva di lasciarlo andare. Però in questa settimana i confronti che ci saranno evolutivi per entrambi, quindi fermati, non prendere nessuna scelta in questo momento, ma confrontati col tuo partner e cercate di trovare un compromesso insieme, perché lo vedo possibile. Oroscopo della settimana per il segno della Vergine. I consigli di vita e il lavoro lo trovi sul mio Instagram. Qui parliamo di amore, amore per i single, amore per le coppie. Vediamo un po'. Per i single hai tanto amore da donare, sei una persona che non vede l'ora di trovare il suo partner ideale e in questa settimana lo sentirai ancora di più questo desiderio, solo che ti sentirai un po' in difficoltà perché ti chiederai spesso perché a me non arriva l'amore della mia vita, perché, te lo dico io perché, devi imparare ad amare in primis te stesso, tu sei degno d'amore, tu sei degno di ricevere la persona giusta, lo vedo, sei una persona fantastica. Ma se non ami te stesso, non attrarrai a te la persona che ti amerà allo stesso modo. Quindi il consiglio che ti do in questa settimana è di ascoltarti. Scrivi su un foglio cosa faresti per una persona ideale. Se fossi fidanzata o fidanzato, lo porterei a cena fuori tutte le sere, lo porterei al cinema, la porterei a mangiare il suo cibo preferito. Si vede che la Luna in Toro parlo sempre di cibo. Quindi una volta che hai scritto tutte queste cose, bene, le devi fare per te stesso, con te stesso. Quindi, che cosa hai scritto? Lo porto a mangiare il cibo preferito. Perfetto, cosa mi piace? Il sushi. Ok, stasera vado al sushi, da solo anche, ma ci vado, perché mi amo. Quindi è questo quello che devi fare, amare te stesso questa settimana soprattutto. Perché così metterai l'universo in ascolto e dirà, questa stellina o questo stellino mi sta facendo capire che dà amore, sta dando amore a se stesso, quindi ora gliene porto di più, magari da un'altra persona che arriverà improvvisamente così nella tua vita. Mi raccomando, coppie, questa è una relazione che va avanti da tempo, è una relazione che ormai è stabile, anche se in questa settimana avrai un momento di tilt dove continuerai a pensare se effettivamente fare lo step successivo oppure no. Vuoi una novità nella tua relazione, perché che state insieme, state bene, si sa che c'è passione, si sa c'è da una vita, quella non manca, ma questa settimana sentirai la voglia di inserire qualcosa di nuovo. Fallo. Qualsiasi idea ti venga in positivo per il tuo partner, fallo, perché gli farà molto piacere e permetterà alla vostra relazione di
avere una rinfrescata. Bello, rigenerativo. L'oroscopo del segno della bilancia. Il lavoro e i consigli personali li trovi sul mio Instagram. Qui parliamo di amore per i singoli e amore per le coppie. Vediamo cosa dicono le carte per te. Single, bilancia. Hai tanta passione da donare e la provi per una persona che hai consapevolezza a essere il tuo sole, il tuo tutto. Non te lo aspettavi e questa settimana te ne renderai conto ancora di più. Hai deciso, è la tua persona e la vuoi nella tua vita, ma hai difficoltà a far partire anche il sentimento perché c'è passione. È perfetta, ti piace, wow, quanto è bella, quanto è bello, è a tutto quello che io cerco in una persona, ma stai aspettando che abbia lo start anche l'emozione e questa settimana, verso fine settimana, un piccolo brio inizierà a nascere nel tuo cuore. Quindi non so se sentirai l'oroscopo dei single dalle prossime settimane o quello di coppia. Lo scopriremo, poi scrivimelo nei commenti, io voglio sapere, perché io vi aiuto, ma voglio sapere anche i fatti, poi come si evolvono. Oroscopo di coppia. Allora, stellin della bilancia, hai una forte passione ormai radicata per il tuo partner da tempo, però vuoi dare uno sprint nuovo alla tua relazione, anche perché ti stai facendo un po' di pensieri mentali, ma sappi che sono tuoi pensieri mentali, e ti chiedi, ah, ma se lui o lei improvvisamente si innamorasse di qualcun altro, ma non è che la nostra relazione è troppo monotona, ma non è che facciamo sempre le stesse cose, voglio qualcosa di nuovo ed innovativo. Bene, fallo, ok? In questa settimana devi proporre un'avventura magica al tuo partner o alla tua partner, falli un regalo, dai quel brio che cerchi, perché così potrai rallentare i tuoi pensieri che non hanno nessun fondamento riguardo un probabile tentatore all'esterno della vostra relazione e potrai stare tranquillo e sereno e farai felice anche il tuo partner e te stesso. Oroscopo della settimana per il segno dello scorpione. I consigli di vita e il lavoro li trovi sul mio Instagram. Invece qui parliamo di amore per i single e amore per le coppie. Vediamo cosa ti aspetta questa settimana. Per i single, c'è voglia dentro di te di avere una relazione, qualcosa di passionale, una nuova avventura che ti stravolga la vita. Il problema è uno, non riesci a lasciare andare il tuo ex o la tua ex. È lì il problema, l'universo lo sa e quindi non ti porta la novità se tu non lasci andare, ok? Perché se dovessi farlo questa settimana, ok? Se il tuo ex ti scrive o la tua ex ti scrive, bloccalo o bloccala per sempre, perché è solo così che permetterai all'universo nel weekend di portarti proprio ciò di cui hai bisogno. Vediamo se avrai coraggio di farlo, ma io so già che non lo farai. La settimana prossima dovrò dirti di nuovo la stessa cosa. Oroscopo per le coppie. Stai pensando, tu dello scorpione, che vuoi fare una sorpresa al tuo partner o alla tua partner, vuoi regalare una magia ed è un pensiero che va avanti da tempo, ma in questa settimana farai l'azione perché hai voglia di provare le stesse emozioni dell'inizio della vostra relazione, quindi agirai, fallo, agisci, fai una sorpresa, regala qualcosa al tuo partner, insomma dilettati, fa tutto ciò che è in tuo potere per far sì che queste emozioni nuove, ma in realtà già presenti, abbiano quell'esplosione che stai cercando. Oroscopo della settimana per il segno del Sagittario. Sul mio Instagram trovi il lavoro e consigli di vita. Invece qui parliamo di amore per i singoli e amore per le coppie. Vediamo un po' cosa ti aspetta questa settimana. Scusami, aspetta. Single! Oh là là! Sei una persona che vuole qualcosa di nuovo nella propria vita, ma hai una paura assurda di fidanzarti, cioè vuoi fidanzarti, ma hai paura di farlo e questa settimana lo sentirei ancora di più. Perché? Perché arriverà qualcuno che ti tenterà all'idea di fidanzarvi, ok? Hai presente? C'è una persona che ti sembra perfetto o perfetta. Questa persona, questa settimana, ti darà modo di pensare alla probabilità che veramente vi possiate mettere insieme.
Quindi ti manderà in tilt, perché non è che si è dichiarato o dichiarata, ma siccome ti sta dando dei segnali sempre più evidenti, tu avrai in questo momento la paura di poi finire in una relazione e quindi di non essere pronto a questa situazione. Ma il problema è uno: stai concentrando tutto nella tua mente, quando in realtà devi seguire il tuo istinto, sei Sagittario, segno di fuoco. Quindi rilassati, non pensare troppo, sfogati con le tue amicizie in tal caso, mi raccomando che siano fedeli, e solo dopo, settimana prossima, prendiamo una decisione se dovesse svilupparsi in una maniera positiva. Poi non sappiamo come va. Per questa settimana questo sarà il tuo presente, quindi evita di pensare troppo e vivi di più d'istinto, perché questa è una bella persona, ti potrebbe dare il mondo. Non la far scappare per i tuoi pensieri, le tue paure. Ok, andiamo avanti. Hai capito, Ivana? Andiamo avanti. Coppie. Là là. Voi siete una coppia forte, cioè tu e il tuo partner siete due persone fortissime. Soprattutto tu vieni vista o visto dal tuo partner come una persona forte. Ma hai paura che qualcosa dall'esterno stia un attimo mettendo in crisi la tua relazione, ma non che proprio siete già in crisi, non so come dire, quando qualcuno sta provando a tentare di rovinare la vostra stabilità. Temi questo, che ci siano energie negative intorno alla tua coppia, ma non ti preoccupare, perché a fine settimana il tuo partner ti mostrerà come siete insieme forti e saldi come relazione, e anzi questo confronto, parla, diglielo che provi questo, vi permetterà di mettere nuove basi alla vostra relazione e magari di prendere delle decisioni importanti per voi. Oh, poi mi dici nei commenti, voglio sapere. Oroscopo della settimana per il segno del Capricorno. I consigli di vita e il lavoro lo trovi sul mio Instagram. Qui parliamo di amore per i single e amore per le coppie. Vediamo cosa ti aspetta questa settimana. Per i single, hai voglia di una relazione, sei stanco, questa settimana lo sentirai ancora di più, questa stanchezza proprio di non avere una persona al tuo fianco, e ti chiedi sempre perché. Questa settimana questo pensiero ti manderà in tilt, ma non devi lasciarti prendere dalla disperazione, perché ricordati, siamo fatti di energie, quindi attiriamo ciò che siamo, ma soprattutto il pensiero che abbiamo nella nostra mente poi si manifesta nella realtà. Se io penso di essere sfigato o sfigata e di non avere mai l'amore della mia vita, l'universo dice ok, pensa questo, continuo a farglielo pensare. Quindi continuerà a mandarti situazioni dove non ti porterà l'amore. Se invece tu inizi a manifestare, a pensare in positivo, allora lì l'universo inizierà a vedere che hai dei pensieri diversi e quindi ti porterà l'amore. Questa settimana devi fare questo, iniziare a pensare positivo, perché è possibile, c'è la legge dell'attrazione, farò dei video a riguardo, così vi aiuto, perché avete bisogno del pensiero positivo. Ah no, amore per le coppie, stavo per spegnere la registrazione. Oh, che bellezza! Tu e la tua persona vi amate follemente, tu ami follemente la tua persona, ma stai notando che c'è un blocco a livello passionale e questo ti porta in crisi, perché pensi di perdere la stabilità con la tua persona. Cosa devi fare? Reinventati. Organizza una cena romantica, mettiti il miglior vestito che hai o il miglior abito che hai, sentiti figo o figa e stravolgi la tua persona con questa novità che farà riaccendere la passione e l'amore questa settimana. Quindi mi raccomando, ascolta il mio consiglio e poi dimmi nei commenti com'è andata, cioè devi tornare, ve lo devi dire, io voglio sapere, io sono curiosa. Oroscopo della settimana per il segno dell'acquario. Il lavoro e i consigli di vita li trovi sul mio Instagram, qui parliamo di amore per i single, amore per le coppie. Vediamo cosa ti aspetta questa settimana e se avrai dimenticato il tuo ex. Per i single, oh, finalmente, c'è tanto amor proprio dentro di te.
Finalmente questa settimana inizierai ad amarti e a volerti bene. Stai e finalmente hai lasciato andare il passato questa settimana, sottolineo, questa settimana hai lasciato andare il passato, ti senti bene con te stesso o con te stessa e stai mettendo le basi per attirare a te la persona giusta per te. Te lo ripeto, ascolta. Stai mettendo le basi per attirare a te la persona giusta per te, ok? Quindi, mi raccomando, continua con queste energie perché le carte sono bellissime. Potresti fare un incontro meraviglioso che ti darà nuova gioia di vivere. Quindi ascoltami per piacere. Come devo fare con voi, Acquario? Mi raccomando. Ok? Coppie, questa settimana ritroverete nuova passione tra di voi, quindi tu verso il tuo partner ritroverai una passione che ormai era tramontata da tempo, finalmente riuscirete a lasciare andare quelle discordie che vi hanno distaccato settimane precedenti per prendere e stravolgere le vostre giornate passandole con la passione bellissima che c'è quando c'è l'amore. Quindi settimana di fuoco per te e il tuo partner dalla metà in poi. Inizio settimana lasciamo andare, chiarite, bla bla. Fine metà settimana, wella, un palleo sin palau. Fine settimana, ora siamo sereni finalmente, ok? Oroscopo della settimana per il segno dei pesci. Il lavoro e i consigli di vita li trovi sul mio Instagram. Qui parliamo di amore per i single e amore per le coppie. Vediamo cosa ti aspetta questa settimana. Per i single, quanto vorresti ritrovare la passione che hai perso per colpa delle situazioni del passato che ti hanno portato a non credere più nell'amore. Ma siccome tu sei un segno d'acqua e sei il segno più empatico dello zodiaco, sei pronto questa settimana ad accogliere nuove emozioni. Quindi inizio settimana ti chiederai perché non trovo qualcuno che mi faccia scattare la scintilla. Metà settimana ti riconcilierai con le tue emozioni e fine settimana potresti avere un bellissimo incontro che ti darà quel brio di cui hai bisogno, ok? Piccolino, ma ci sarà. Quindi mi raccomando, poi fammi sapere, scrivi nei commenti e mi raccomando, la prima cosa che devi chiedere è il segno zodiacale, perché dobbiamo sapere se siamo compatibili. Per capire qual è la migliore affinità per il tuo segno, vai sul mio Instagram, così capisci a chi devi dire sì e a chi devi dire no. Mi raccomando. Pesci coppie. Allora, diciamo che stai avendo un dubbio riguardo il tuo partner questa settimana. Hai paura che la vostra relazione, più che amore, attualmente sia come fratello e sorella, sia come amicizia. Si è troppo radicata nella quotidianità e nella monotonia e questa cosa ti fa pensare tanto. Soprattutto a fine settimana potresti trarre le conclusioni che effettivamente la vostra relazione ormai sta andando così e quindi vorrai dare una svolta alla relazione. Il problema è uno: non ti irritare, non ti arrabbiare, non sclerare. Vai dal tuo partner, confrontati con lui o con lei e vedrai che troverete la soluzione migliore, perché è un tuo pensiero questo, ok? Non è la realtà che vivi, quindi quello che devi fare è confrontare il tuo pensiero con il tuo partner. Mi raccomando, fammi sapere com'è andata, voglio sapere. E l'oroscopo della settimana termina qui. Grazie per essere arrivato fino alla fine, per essere qui a vedere i miei saluti, perché io adoro questa parte dove vi saluto calorosamente. Mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, metti il follow e attiva la campanellina, così sarai avvisato o avvisata quando uscirà un nuovo video sull'astrologia, manifestazione, legge dell'attrazione, magia, chi più ne ha più ne metta, tutti gli strumenti che ho a disposizione per aiutarvi a realizzare i vostri sogni. E mi raccomando, seguimi anche sugli altri miei social, Instagram e TikTok, dove ne vedrai di belle riguardo alla mia vita, l'astrologia, la manifestazione, insomma ovunque io sia vi aiuto in modi diversi, quindi seguimi. E mi raccomando, ricordati che puoi fidarti di me, sono Ivana, l'astrologa di tutti i social e sono anche una strega.
Ma non ditelo in giro.